Partiamo subito per il nostro riscaldamento per il quarto allenamento di settimana con dello skip alto, ginocchia alte, frequenza e ampiezza. E poi passiamo al neato squat, lento e controllato, rimaniamo con i glutei belli in spinta, non ci rialziamo quando passiamo nella condizione di squat, quindi cerchiamo di stare abbastanza bassi. 4 giri di lavoro, gli stessi 4 giri che ci produrremo a fare in quest'altro trittico di esercizi che conosciamo abbastanza bene: handle push-ups, duri di centro, lascio le mani quando il torace tocca il pavimento, il carne lunge. Devo sentir tirare la parte esterna del gluteo della gamba che si flette, quindi quella che rimane in spinta al pavimento. Colonna estesa, cerco di andare bene lateralmente col ginocchio che passa dietro, esterno al tallone. E poi la pop down down. Un riscaldamento abbastanza importante perché ci andiamo a produrre poi in un lavoro un po' diverso dai nostri standard. Ritorniamo sul pistol. Il pistol lo possiamo lavorare o in questa maniera oppure anche col TRX o con l'asciugamano ancorato da qualche parte al muro. Skull Crusher. Esercizio abbastanza impegnativo sia per i tricipiti sia per il centro. Tenere bene dura la pancia quando lavoriamo. Sit-through extension. Alzo un braccio, infilo la gamba sotto, rimango in appoggio su un braccio e sulla gamba posteriore. Il braccio resta esteso, duro il centro, rimango compatte. Le ginocchia non toccano mai il pavimento. Spine rocks. Tocchiamo coi piedi oltre la linea delle mani e poi riportiamo le mani oltre la linea dei piedi. E chiudiamo con il tripods, passando dalla parte di spinta del bacino alto con l'addome contratto, rimanendo in appoggio su mano posteriore e talloni, e bene in spinta posteriore. 18 minuti di ham rep, as many round as possible.